trattativa che va avanti da un po' di tempo, per la verità. Ricordo che il suo procuratore è lo stesso procuratore di Stefan, di Omyonga, che collabora a sua volta con il procuratore di Bastien. Quindi, come vedete, insomma, c'è un legame abbastanza forte, insomma, in questo discorso. Wilmots a noi, Renault, è sempre piaciuto, per la verità, perché avevamo intravisto delle capacità tecnico-tattiche importanti che forse potevano servire anche alla prima squadra. La dottoressa Festa ha detto che l'abbiamo preso per la primavera. In realtà non è così. Cioè, nel senso che... No, è preciso. Se mi fate spiegare, è preciso. In un momento in cui dovevamo scegliere dei centrocampisti da supportare alla squadra, il primo nome, Wilmots, probabilmente avrebbe fatto storcere il naso a qualcuno. Adesso che abbiamo preso due centrocampisti, il mister sarà in condizione di poter valutare se Renault è in condizione di poter dare un apporto anche alla prima squadra. Con il procuratore, con il papà e con il ragazzo resta confermato quello che ho detto all'inizio, e che cioè lui si allena con la prima squadra. Se non dovesse trovare immediatamente spazio nella prima squadra, lui stesso ha consentito di poter giocare eventualmente nella primavera, ma eventualmente. Quindi è una scelta che farà il tecnico, noi gli abbiamo dato il materiale giusto, secondo noi, poi il tecnico valuterà le caratteristiche del ragazzo. Allora, i centrocampisti, il ministro ce ne ha chiesti due. Se il primo lo abbiamo, Delizio, e se il secondo soddisfa il mister, abbiamo chiuso con i centrocampisti. Se non dovesse essere così, dovremo cercare un altro centrocampista, sempre nell'ipotesi, ovviamente, che restano due posizioni vuote in questo momento che sono occupate. First of all, I want to start to thank the club of Avellino. Ringrazio la società, il presidente, il direttore sportivo, l'allenatore per l'opportunità che mi hanno dato. Sono felice di essere qui ad Avellino in questo momento. Already I have mi fa piacere questa esperienza. Il mio obiettivo è quello di fare bene, di migliorare, ed è la prima cosa che mi ha spinto a essere qui. Quella con il Frosinone è stata una grande esperienza, è stata una, anche se si trattava di un'amichevole, però confrontarsi in un campionato che non è giovanile contro una squadra dello stesso campionato è sicuramente molto importante. Yeah, my father is like every father who follows his son. Ogni padre per il figlio cerca di, insomma, di avere il meglio per il proprio figlio, e gli dà la carica cercando di essere sempre vicino, di sostenerlo, di dargli giusti consigli, però restando il più oggettivo possibile. Then the second question is if I'm ready or not. I think it's not. Non posso dire di essere pronto per la prima squadra, ma sono a disposizione del mister per inserirmi, per aiutarlo negli allenamenti e poi nella speranza di tagliarmi spazio e di essere il più possibile d'aiuto per la squadra, a giocare per la squadra. Then I can help the team as good as possible. Yeah, first of all, so cosa hanno fatto gli altri ad Avellino, i vari Omyonga, Bastien, di cui lui ha sentito parlare, però il suo obiettivo adesso è quello di focalizzarsi sulla sua storia, su Avellino, e non vuole accelerare i tempi, vuole inserirsi in questo contesto e successivamente poi sperare di fare bene. To play my first game with Avellino, the rest will come. Yeah, my first days at Avellino went well, I think. Da un allenatore come Novellino, da questa esperienza posso soltanto imparare e ho grande voglia di imparare e di fare molto bene. So in the future I can help the team. Oh, there are a lot of players who are. Beh, sì, non ha un idolo vero e proprio, però lui cerco di ispirarmi a Pogba. Like Pogba, Busquets, but I'm forgetting a lot of altri giocatori, non al padre. In Italy and in the world. C'è una caratteristica che ci accomuna, noi giochiamo per la squadra. Sì, il papà che è un campione mondiale gioca per la squadra, anche io gioco per la squadra. Mio padre mi ha sempre detto di pensare soltanto a divertirmi e a fare bene, questo è utile per crescere.